Buongiorno, eccoci di nuovo insieme e parliamo in modo approfondito del rimodellamento dopo l'asportazione parziale di una mammella per un tumore generalmente di piccole dimensioni. È chiaro che tutto è in rapporto al volume della mammella e al volume del tumore, però in linea di massima si adottano tutte le tecniche che si utilizzano in chirurgia estetica per quello che oggi si tende a dire un buon senologo deve avere una conoscenza della chirurgia ricostruttiva e della chirurgia estetica, perché fin dall'inizio riesce a interloquire con la paziente in merito al tipo ricostruttivo. Per cui dicevo, a seconda delle localizzazioni si sfrutteranno le stesse tecniche con delle cicatrici intorno all'areola o tra l'areola e il solco e nel solco per alla fine di fatto trattare la mammella dal punto di vista oncologico nel modo migliore, ma avere delle cicatrici che si hanno in realtà nella chirurgia estetica, le famose T invertite o verticali o periareolare. E dallo stesso accesso è possibile fare anche il linfonodo sentinella nel 90% dei casi, senza altre cicatrici aggiunte. Per cui direi che oggi, programmando bene, conoscendo bene tutte le caratteristiche del tumore prima, che è la cosa più importante, e voglio sottolinearlo, è la cosa più importante, perché prima dobbiamo conoscere tutte le caratteristiche della malattia e poi impostare sia il trattamento chemioterapico che il trattamento chirurgico, se prima l'uno o prima l'altro, sarà deciso sempre insieme, e poi mettere in atto tutte le tecniche che ci consentono di fare un trattamento chirurgico veramente radicale, ma nello stesso tempo che dia alla fine una qualità di vita quasi come se fosse un intervento di chirurgia estetica.